di un tema che riguarda evidentemente la Riviera, gli stabilimenti balneari. Il Movimento 5 Stelle chiede alla Regione di chiarire sul pagamento IMU degli stabilimenti balneari. Gianluigi Lucarelli. Ci deve essere chiarezza sul pagamento dell'IMU relativo agli stabilimenti balneari e a chiederlo attraverso un'interrogazione alla Regione sono Andrea Bertani e Raffaella Sensoli del Movimento 5 Stelle. Tra i comuni non c'è uniformità, scrivono, e il risultato è che si stanno creando spiacevoli situazioni di vantaggio o svantaggio tra gli operatori già pesantemente colpiti dal clima di incertezza sulle modalità e i tempi di attuazione della direttiva Bolkestein. Su questo tema la confusione regna sovrana, continuano, ecco perché crediamo che sia doveroso da parte della Regione provare a fare chiarezza, richiamando i comuni, l'Agenzia del Demanio responsabili degli accatastamenti a seguire delle direttive univoche. Nella loro interrogazione i consiglieri regionali pentastellati chiedono alla Regione Emilia-Romagna di intervenire prima di tutto specificando se sia in possesso di un quadro generale dei versamenti IMU per i fabbricati posti su aree demaniali e quanto questo abbia fruttato i comuni del litorale dell'Emilia-Romagna. Non è giusto, continuano, che chi ha investito denaro non sia messo nelle condizioni di avere delle certezze su come e quanto pagare per essere in regola. Per questo la Regione, concludono, una volta per tutte dovrebbe anche avviare un'indagine sui criteri di accatastamento di questi manufatti, chi li ha individuati e quando sono stati aggiornati.